Buonasera a coloro che hanno scelto di partecipare a questi incontri, in particolare al mio, e dedicati ai sacramenti quest'anno, che prolungano una serie di incontri, di cicli teologici organizzati dal Centro Culturale Alle Grazie, dei Frati Domenicani di Milano. Questa sera, con una modalità del tutto inedita, dovuta alla emergenza sanitaria che preme in particolar modo sulla nostra ed altre regioni d'Italia, e abbiamo deciso di presentare ugualmente le nostre riflessioni attraverso i nuovi mezzi di comunicazione, attraverso la rete, e in particolar modo abbiamo scelto di tenere queste conferenze nel luogo dove sempre sono state tenute, cioè nella splendida sacrestia del Bramante. Questa sera in particolare inaugureremo, dicevamo prima, il ciclo dedicato alla riflessione sui sacramenti, quattro cose essenziali sui sacramenti, che seguirà l'ordine consueto. Ma prima di parlare del battesimo, che come tutti sappiamo è il primo sacramento, affronterò molto brevemente la nozione stessa di sacramento. Ovviamente parlare ad un pubblico che non si può incontrare, che non si è incrociato con lo sguardo, è qualcosa di lievemente spaesante, per cui già da ora mi scuso se la resa video non sarà particolarmente piacevole, ma come diceva Gilbert Keith Chesterton nei Paradossi del signor Pond, se vale la pena fare una cosa, vale la pena farla male. Quindi noi crediamo che valga la pena discutere di teologia o anche solo presentare le ricchezze della fede cattolica, e pertanto accettiamo, come nel mio caso, di fare questo in maniera non del tutto felice. Bene, ciò detto, veniamo al più d'appresso, come si suol dire, all'argomento. Dicevamo che questa conversazione verterà sul senso del sacramento e sul senso del battesimo. Anche in una stagione caratterizzata come la nostra dalla diffusione del virus dell'analfabetismo religioso, oltre a quello che ci costringe questa sera a interloquire tramite la rete, possiamo dire che la grandissima maggioranza degli italiani, almeno per tradizione, in senso popolare, sa che i cattolici hanno a che fare con oggetti non meglio specificati che rispondono al nome di sacramenti. Forse non tutti sanno che sono sette, i più avvertiti sicuramente sì: battesimo, cresima, eucaristia, penitenza, unzione degli infermi, ordine e matrimonio. Ecco, proprio sulla base di questa classica scansione sono stati organizzati questi incontri. E
Penso che anche per coloro che forse ci ascoltano e ci vedono, ahimè, che sono meno pratici delle cose di chiesa, per così dire, hanno perlomeno, almeno partecipato qualche volta nella loro vita a un matrimonio celebrato in chiesa, oppure hanno visto qualcuno, forse nella celebrazione stessa del matrimonio, commessa, fare la comunione. Quindi, più o meno, penso che qualsiasi persona che accederà a questo video potrà farsi una certa idea di che cosa stiamo trattando. Chiaramente per coloro che conoscono bene i sacramenti perché li ricevono regolarmente, per coloro che ricordano l'insegnamento ricevuto al catechismo, è chiaro che i sacramenti sono qualcosa di estremamente significativo all'interno della vita di fede. Sono infatti, possono essere in prima battuta, definiti come quei segni attorno a cui gravita tutta la vita liturgica della Chiesa. Sono pertanto delle azioni, dei gesti, contengono parole ed elementi che marcano fondamentalmente la vita cristiana per le ragioni che mi auguro verranno messe in luce in questa prima serata, ma anche in quelle che seguiranno. Ho strutturato il mio breve intervento, che procederà in maniera molto lineare da quello che è l'insegnamento impartito dal Catechismo della Chiesa Cattolica, con qualche variazione sul tema di carattere teologico, giusto perché si possano mettere in chiaro, gli elementi fondamentali degli argomenti che tratterò. Dicevo, ho strutturato la mia riflessione su due punti. La prima parte intende rispondere a una domanda che probabilmente qualcuno di noi si è posto, ossia che cosa intendo quando dico sacramento? Questa domanda è sostanzialmente la porta di accesso al problema del senso del sacramento, perché ci dischiude in un qualche modo la possibilità di andare a scoprire di che cosa in fondo stiamo parlando. Ora, la riflessione teologica in generale sui sacramenti penso, a detta di quasi tutti, piuttosto ampia e complessa. Perché? Perché i sacramenti, tengono insieme molteplici fattori. Chiaramente l'intervento divino. Chiaramente ciò che l'intervento divino dona attraverso di essi, ma anche tutto l'aspetto fisico, materiale, per così dire, del sacramento, che è qualcosa che per sua stessa natura, essendo un segno, è qualcosa di sensibile, o perlomeno ad esso fa riferimento. Inoltre il sacramento è
non può essere considerato astrattamente in sé, ma avviene, accade all'interno di una celebrazione. Porta con sé una dimensione rituale, ha un valore, un riflesso antropologico. Ecco, tutti questi elementi concorrono a delineare il senso del sacramento. E tuttavia, e non volendomi addentrare nelle sottigliezze della teologia sacramentaria, vorrei andare a quello che è il nucleo del sacramento, in modo che ci si possa intendere, cioè il nucleo che rende possibile la tenere insieme, la tenuta, diciamo, di tutti questi elementi. Per questo farò riferimento a due definizioni. La prima, che riprende sinteticamente le classiche formule dottrinali, la troviamo appunto nel Catechismo della Chiesa Cattolica. I sacramenti sono segni efficaci della grazia, istituiti da Cristo e affidati alla Chiesa, attraverso i quali viene elargita la vita divina. Quindi segni efficaci della grazia, segni, elementi percepibili che non trovano in loro stessi il loro referente, segni che rendono possibile ricevere efficacemente la grazia che ci viene partecipata da Dio attraverso chiaramente Cristo che li ha istituiti e attraverso la Chiesa che, alla quale sono stati affidati e che li amministra. Per grazia si intende ordinariamente la partecipazione alla vita divina intratrinitaria, che costituisce una sorta di dono che inerisce abitualmente, cioè stabilmente, nell'anima di colui che è stato giustificato da Cristo. Continua il Catechismo dicendo: i riti visibili con i quali i sacramenti sono celebrati significano e realizzano le grazie proprie di ciascun sacramento. Quindi vi è una corrispondenza poi all'interno del settenario tra il rito e la peculiare grazia che quel sacramento conferisce. Il dono, possiamo dire, che il sacramento comporta viene chiamato, nel linguaggio classico, frutto. E pertanto il Catechismo conclude: essi portano frutto in coloro che li ricevono con le disposizioni richieste. E questo frutto, questo effetto in colui che partecipa del sacramento, è ad un tempo personale,
riguarda l'ambito del vivere per Dio in Cristo Gesù ed ecclesiale, cioè costituisce per la Chiesa una crescita nella carità e nella sua missione di testimonianza. Ecco, questo elemento mi permetto di osservare a margine della definizione, è molto importante, cioè tenere insieme, come sempre fa la visione cattolica, l'elemento personale e quello ecclesiale, comunitario. Quindi anche guardare ai sacramenti con un'attenzione che non sia esclusivamente rivolta al sé, ma che tenga sempre presente l'apertura ecclesiale del sacramento stesso. Quanto viene donato a me lo è anche sempre alla Chiesa, perché possa crescere appunto nella carità, nell'amore che viene da Dio e che ritorna a Dio, e nell'amore che viene da Dio e si compie, per così dire, si realizza nei fratelli, ma anche nella sua missione di testimonianza. Il sacramento costituisce una testimonianza, quindi una apertura ad altri. Vivere i sacramenti comporta di per sé questa apertura ecclesiale, oserei dire intraecclesiale, ma anche nella sua tensione apostolica al di fuori della Chiesa stessa. La seconda definizione, che in un qualche modo ci può aiutare a precisare che il senso del sacramento riguarda una relazione interpersonale tra Dio e l'uomo o la donna che lo riceve debitamente, questa definizione, dicevo, la traggo da un fortunato libello di un confratello teologo domenicano, ormai defunto, Edvard Schillebecs. Il teologo scrisse l'edizione originale, è del 1957, scrisse questo testo in seguito al lavoro svolto, all'importante, magistrale, diciamo, lavoro svolto per la tesi di dottorato proprio sui sacramenti. E questo libello è intitolato Cristo, sacramento dell'incontro con Dio. Giungendo a un tentativo di definizione del sacramento, Schillebecs scriveva: un sacramento è un atto di salvezza personale del Cristo celeste stesso, cioè del Cristo assunto alla destra del Padre, nella forma di manifestazione visibile di un atto
funzionale della Chiesa. In altri termini, l'attività di salvezza del Cristo nella forma manifestativa di un atto ecclesiale. Nel sacramento, quindi, per il teologo domenicano, chiaramente è Cristo che agisce per la salvezza dell'uomo nella forma visibile, potremmo dire con una parola un po' difficile, fenomenologica, di un atto ecclesiale della Chiesa. Così conclude il teologo domenicano: la ricezione con fede dei sacramenti della Chiesa è l'incontro col Cristo stesso. Quest'azione di salvezza, se accolta con fede, aderendo a ciò che questo sacramento, questa azione ecclesiale manifesta e attua, produce, realizza l'incontro col Cristo stesso. Ecco, questo modo di pensare il sacramento attraverso la categoria dell'incontro è particolarmente importante per la vita spirituale, per la vita cristiana. In termini concisi, potremmo dire che nei sacramenti non si tratta in primo luogo di avere a che fare con cose, ma dell'incontrare la persona di Cristo nella Chiesa. Nell'incontrare la persona di Cristo che, appunto, esercita la sua cura, la sua opera di salvezza attraverso quei gesti, quelle parole, quei riti. Ci sono, per concludere questa prima parte, penso che sia sufficiente riferirsi a cinque dimensioni che riguardano il senso stesso del sacramento. E la prima, che è in continuità con la definizione che abbiamo colto da Schielebeck, riguarda appunto il Cristo. Perché in fondo, fin da San Leone Magno, questo papa così significativo per la tradizione latina, si è compreso che quanto era visibile nel Cristo che camminava nella terra di Palestina, quindi le parole, le azioni, i gesti, ebbene, volendo anche un tema che è quello dei sentimenti di Cristo, che è
stato particolarmente studiato negli ultimi decenni. Ebbene, questi elementi visibili sono praticamente passati, dice San Leone Magno, nei sacramenti della Chiesa. Cioè quelle parole, quelle azioni sono il fondamento di ciò che ora Cristo, attraverso i ministri della sua Chiesa, dispensa nei sacramenti. E questo non è importante solo perché giustifica la presenza dei sacramenti, in quanto corrispondono a ciò che, ai misteri sostanzialmente della vita di Cristo, ciò che Cristo ha detto e ha fatto, ma chiedono anche al credente di intravedere il Cristo che realmente opera nei sacramenti della Chiesa. Quindi possiamo leggerla questa dimensione del sacramento secondo due direzioni fondamentali: da Cristo ai sacramenti, ma anche dai sacramenti a Cristo, o meglio, Cristo nei sacramenti. Questo è un aiuto fondamentale per vivere la vita appunto in Cristo nella Chiesa. Custodire, coltivare, alimentare questa consapevolezza. La seconda dimensione riguarda la Chiesa, perché i sacramenti, che sono di Cristo, sono anche della Chiesa, e questo in un duplice significato: dalla Chiesa, a partire dalla Chiesa, perché questa è il sacramento dell'azione di Cristo che opera in lei grazie al dono, alla missione, come si dice in teologia, dello Spirito Santo. Ma sono per la Chiesa, non sono solo dalla Chiesa, ma anche per la Chiesa, in quanto quello che si dice, ad esempio, dell'Eucaristia, che è fatta dalla Chiesa, ma fa la Chiesa, può essere detta di qualsiasi sacramento, secondo un certo senso, nell'ottica appunto che dicevamo precedentemente. Cioè ogni sacramento ha questa dimensione ecclesiale che alimenta sostanzialmente la vita della Chiesa. Il terzo elemento è quello della fede. Viene ricordato dal Catechismo della Chiesa Cattolica che, in forza della parola di Cristo, ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la missione di battezzare, dunque la missione sacramentale, per prenderla nel senso più ampio, è implicita nella missione di evangelizzare, poiché il sacramento è preparato dalla parola di Dio e dalla fede, la quale appunto è consenso a questa parola. Attraverso la dimensione della fede cogliamo come la parola che ci viene donata e la risposta appunto di fede ad essa costituiscono chiamano al sacramento e costituiscono una sua dimensione.
Nella fede, appunto, i sacramenti sono poi ordinati, dice il documento del Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, alla santificazione degli uomini, all'edificazione del corpo di Cristo, che è la Chiesa, e infine a rendere culto a Dio. La quarta dimensione riguarda la salvezza. La salvezza è connessa ai sacramenti proprio perché i sacramenti conferiscono la grazia che significano. Sono, abbiamo detto, segni efficaci della grazia. E questa efficacia è data dal fatto che è Cristo che agisce in essi. Quando viene realizzato un battesimo, è Cristo che battezza. E questa grazia, appunto, è la grazia. Partecipazione, dicevamo, alla vita divina intratrinitaria e costituisce appunto il principio della salvezza. Ecco, la Chiesa afferma con una certa serenità che per i credenti i sacramenti della nuova alleanza, cioè del Nuovo Testamento, i sacramenti di cui ci occupiamo, sono necessari alla salvezza. Infine, l'ultimo elemento è la vita eterna, in quanto la Chiesa celebra il mistero del suo Signore finché egli venga. E nei sacramenti la Chiesa già riceve la caparra di quella eredità, quindi già partecipa alla vita eterna che si realizzerà appunto quando Dio sarà tutto in tutti. Per cui ogni volta che noi ci accostiamo ai diversi sacramenti, vi è anche questo riferimento alla vita eterna, alle cose ultime, alla dimensione che in teologia si chiama escatologica. Bene, questo per quanto riguarda, ci sarebbero diversi altri elementi, ma penso che per il nostro incontro e per quelli a venire, nel senso che questa parte vorrebbe costituire anche una minima introduzione ai sacramenti che seguiranno, possiamo considerare, insomma, esaurita questa prima parte sul senso del sacramento. La seconda parte che inauguro adesso riguarda il senso del battesimo. Battesimo è che normalmente per i cristiani adulti pensare al battesimo significa riscoprire un dono che si è ricevuto, che ci è stato fatto, ma di cui non conserviamo memoria se non nella testimonianza altrui, perché la consuetudine nella Chiesa latina è quella di conferire il battesimo ai bambini più o meno appena nati. Di cosa si tratta? Che cosa diciamo quando diciamo battesimo? Ma innanzitutto, molto direttamente, potremmo dire che il battesimo è il fondamento sacramentale di tutta la vita cristiana. Costituisce la porta, come amava dire il mio docente di teologia dei sacramenti nella prima fase del mio studio teologico, la porta attraversando la quale si accede agli altri sacramenti.
Questa almeno è la visione classica del battesimo. Soprattutto nel battesimo veniamo rigenerati come figli di Dio e siamo quindi liberati dal peccato originale. Veniamo poi incorporati alla Chiesa e resi partecipi della sua missione. Quindi è in forza del battesimo che ciascun credente partecipa alla missione della Chiesa, secondo appunto quella che è la sua posizione nel corpo ecclesiale. Per illustrare il senso del battesimo, farò riferimento a due testi del Nuovo Testamento. Il primo, al quale sono particolarmente legato, è tratto da Romani, capitolo 6, versetti 3 e 4. O non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte, affinché, come morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Battezzati in Cristo Gesù, battezzati nella sua morte. Ecco, è molto importante questo, perché battesimo, dal greco baptizein, immergere, indica che nell'immersione, come simbolo della morte e del seppellimento, e nella correlativa immersione alla vita nuova, noi partecipiamo al mistero pasquale di Cristo, venendo così, divenendo figli adottivi di Dio stesso. Per cui questo testo esprime molto icasticamente proprio il perché chiamiamo battesimo il battesimo, come immersione appunto che ha il valore simbolico del partecipare alla morte di Cristo per rinascere con Lui a vita nuova. Il secondo testo, che oltretutto ha dato anche il titolo a questa conversazione, chiarisce che questo sacramento significa e realizza quella nascita dall'acqua e dallo Spirito di cui parla appunto Gesù. Gli disse Nicodemo, Giovanni 3, 4, 5, come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Rispose Gesù, in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e spirito, non può entrare nel regno di Dio. Abbiamo qui il principio divino, lo spirito, un principio materiale, l'acqua, che concorrono ognuno sul proprio piano nel sacramento per sostanzialmente rendere concomitanti il visibile e l'invisibile, dando luogo a quella specifica realtà appunto che è il sacramento, e in questo caso il sacramento del battesimo. Coerentemente la lettera a Tito dice che Dio ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, con un'acqua che rigenera e rinnova nello Spirito Santo. Un elemento
importante, che tuttavia non dovrò trattare molto brevemente, sta nel valore del battesimo ricevuto da Gesù. Ora, il battesimo ricevuto da Gesù è una manifestazione della sua umiltà, di quello svuotare se stesso di cui parla San Paolo in Filippesi, della kenosi, in quanto il Signore, pur non avendo bisogno di questo gesto di penitenza, questo gesto di pentimento, di conversione, si mette in coda con coloro che erano stati chiamati a questo da Giovanni il Battista, nel senso che vuole partecipare della condizione umana, raccoglierla così com'è per poterla salvare. Ora, il nostro battesimo ha un senso differente, evidentemente. Infatti è con la Pasqua, dice sempre il Catechismo, che Cristo ha aperto a tutti gli uomini le fonti del battesimo per entrare appunto nel regno dei cieli. Dal punto di vista del rito, il rito essenziale, come penso tutti possiamo ricordare, se abbiamo partecipato, assistito, meglio, a un battesimo, viene conferito normalmente non più con la triplice immersione del candidato nell'acqua battesimale, come si faceva anticamente, ma normalmente viene conferito versando per 3 volte l'acqua sul capo del candidato e dicendo da parte del ministro il nome del candidato. E poi aggiungendo: io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, il gesto, l'acqua e la parola pronunciata dal ministro fanno sì che si dia il sacramento. Un elemento caratterizzante del battesimo è il suo rapporto con la fede. Il battesimo è infatti il sacramento della fede. La fede ha però bisogno, sottolinea sempre il Catechismo, della comunità dei credenti. È infatti soltanto nella fede della Chiesa che ogni fedele può credere. La fede richiesta per il battesimo è una fede iniziale che deve svilupparsi e tuttavia al catecumeno viene chiesto che cosa chiedi alla Chiesa di Dio e la risposta è la fede. Questo viene chiesto al catecumeno oppure se il bimbo è un infante viene chiesto a coloro che come il padrino, sostanzialmente rappresenta appunto la fede della comunità che accoglie questo nuovo membro. Proprio per questo rapporto, tra fede e battesimo, il sacramento viene, o meglio veniva, anche chiamato illuminazione, perché l'intelligenza attraverso la grazia viene perfezionata nella virtù teologale della fede. Gli ultimi 2 elementi che trattiamo prima di salutarci, anche se molto molto brevemente, sono la necessità del battesimo e la grazia del battesimo. Il battesimo, secondo le parole stesse di Gesù,
è necessario alla salvezza. Da qui il mandato di battezzare, di annunciare il Vangelo. Il battesimo è necessario per coloro ai quali è stato annunciato il Vangelo e che hanno avuto la possibilità di richiedere questo sacramento. Con grande sincerità, il Catechismo aggiunge che la Chiesa non conosce altro mezzo all'infuori del battesimo per assicurare l'ingresso nella beatitudine eterna. E tuttavia ricorda, facendo riferimento molto probabilmente all'insegnamento di San Tommaso d'Aquino, che pur avendo Dio legato la salvezza al sacramento del battesimo, non è comunque legato ai suoi sacramenti. San Tommaso dice: Deus gratiam suam sacramentis non alligavit. Non ha legato il conferimento della sua grazia, principio della salvezza, ai sacramenti, che rimangono tuttavia la via ordinaria, proprio per le ragioni che abbiamo già espresso. Infine, la grazia del battesimo. Sono due gli effetti operati principalmente da questo sacramento: la remissione di tutti i peccati, peccato originale, peccati personali, ed anche le pene del peccato, anche se, viene ricordato nella dottrina, nel battezzato rimangono alcune conseguenze temporali, cosiddette, del peccato: la fragilità inerente alla vita, come le debolezze del carattere, le sofferenze, la malattia, fino anche la morte, e quell'inclinazione al peccato che viene detta nella tradizione cattolica concupiscenza. Ma molto più importante è il secondo effetto, cioè la rinascita nello Spirito Santo. Il battezzato diviene nuova creatura, figlio adottivo di Dio, che è divenuto partecipe della natura divina, membro del corpo di Cristo e quindi della Chiesa, coerede di Cristo e tempio dello Spirito Santo. Nel battesimo si realizza quel dono cui concorre tutta la Santissima Trinità e che chiamiamo grazia santificante, che porta con sé quelle categorie sulle quali bisognerebbe ritornare, a cui probabilmente nei prossimi cicli dedicheremo un po' di spazio, cioè le virtù teologali, i doni dello Spirito Santo ed anche le virtù morali. Infine, è bene ricordare, e questo vorrebbe essere una sorta di invito, no? A fare in un qualche modo tesoro di quanto si è detto, riprendendolo nella vita di ogni giorno. La Costituzione dogmatica Lumen Gentium del Concilio Vaticano II dice: rigenerati dal battesimo per essere figli di Dio, i battezzati sono tenuti a professare pubblicamente la fede ricevuta da Dio mediante la Chiesa. E potremmo aggiungere noi, in riferimento ad altri passi del Concilio, partecipando all'attività apostolica della Chiesa, popolo di Dio. Quindi la professione di fede pubblica. E pertanto non temere di manifestare la propria fede, ma anche la partecipazione secondo i doni ricevuti, secondo la propria posizione nella Chiesa, all'attività apostolica della Chiesa stessa, di cui si è parte effettiva. La Chiesa è innanzitutto l'insieme dei battezzati, e
e non l'insieme dei ministri che la governano, ebbene questo è un compito. Il battesimo è un dono, ma è anche un compito. È un dono che ci affida una missione. Non si può pensare di fruire del dono senza abbracciare con gioia anche la missione, l'impegno, la gioia di essere Chiesa e da vivere come membro attivo della Chiesa stessa. Bene, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo incontro, che riguarderà la confermazione, soprattutto l'Eucaristia, che sarà tenuto da un mio confratello. Buona serata.